attualmente la situazione agrigionese? Situazione che permane lo stato di agitazione da parte della popolazione, tantissima gente ha dormito in tendopoli e altro ha dormito fuori dentro le macchine. Ci stiamo organizzando, stiamo seguendo una serie di tavoli tecnici con la protezione civile, con i vigili del fuoco da qualche minuto, stiamo facendo un po' il punto della situazione. Avete una stima delle persone che stanno dormendo in tenda in queste notti? In tenda stanotte hanno dormito più di 250 persone. Abbiamo visto anche che la tendopoli diventerà una sola, quindi quella di fronte allo stadio. Stiamo concentrando tutti in un unico posto per avere tutto sotto controllo, per una migliore gestione insomma. Guglionesi, quante richieste di sopralluogo sono arrivate? Al momento mi risultano, tranne adesso l'incontro tecnico che avrò con i vigili del fuoco, più di 400, però ovviamente si tratta di più o meno serie di interventi di controllo. Dopo quanto accaduto, che idea si è fatta e quali sono le condizioni del centro storico più che altro? Abbiamo visto diversi danni almeno esterni. Sì, stiamo verificando. Io adesso non posso pronunciarmi con esattezza perché devo avere contezza dei verbali di sopralluogo che fanno i vigili del fuoco e appunto mi vedrò fra qualche minuto con loro.